All'origine delle giornate mondiali della gioventù ci sono due eventi importanti di cui i protagonisti erano proprio i giovani. Riflessi di un giorno che non finirà. Il giubileo dell'anno 1984 e l'anno internazionale dei giovani del 1985. La risposta dei giovani all'invito del Santo Padre è stata proprio straordinaria. Resta qui con noi, Signore. Ha consegnato ai giovani la croce, segno dell'anno giubilare, la croce che è diventata la croce dei giovani, la croce delle giornate mondiali della gioventù. La prima giornata mondiale dopo l'istituzione di questo avvenimento nella Chiesa è stata celebrata a livello diocesano. Tu spingerà fino a quando giungerà ai confini. Poi la prima giornata fuori Roma ha avuto luogo nell'87, un anno dopo, Domenica delle Palme a Buenos Aires. Più di 1 milione di giovani. È stata la prima giornata fuori Roma. Poi tocca a Santiago de Compostela nel 89. Entre tanta confusione, entre tanta... Questa giornata ha portato già una struttura definita del programma in tre parti: le catechesi, la veglia di preghiera e l'Eucaristia dei giovani del mondo. Cammino di Santiago, che non si va a Gesù Cristo, cammino vira libertà. Dopodiché Częstochowa, un altro santuario. Questa volta santuario mariano, luogo dei pellegrinaggi molto vivi. Questa giornata è passata nella storia come la prima giornata mondiale dell'incontro dei giovani dei due ex blocchi ostili, perché la prima giornata dopo la caduta del muro di Berlino. Poi le altre giornate mondiali, Denver, il pellegrinaggio verso una metropoli moderna, non più un santuario. Ma metropoli moderna dove bisogna portare Cristo, dove Cristo deve essere testimoniato. Body of Christ.
Poi un'altra giornata mondiale, Manila. Manila passa, in Filippine passa la storia come una giornata mondiale con più alto numero di partecipanti, circa 4 milioni. Per la prima volta è successo che tanti giovani, tante persone si sono radunate insieme intorno al successore di Pietro. Poi Francia. La novità portata dalla Francia, tra l'altro la Via Crucis e poi anche la visita nelle diocesi francesi. Maître Seigneur, les douilles, tu veux servir les pauvres, Dieu, tu veux servir. Arriviamo al grande giubileo dell'anno 2000. Dall'orizzonte una grande luce viaggia nella storia e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria. Più di 2 milioni di giovani si sentiva proprio Kairos, questo tempo sacro, tempo speciale del grande giubileo. Arriviamo a Roma sui passi della fede, sentiamo l'eco del... Di nuovo siamo nella metropoli moderna. Celui che de nos mains nous avons pu toucher, celui che nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré, voilà celui que nous vous annonçons. Colonia passa nella storia come giornata mondiale di due papi, Giovanni Paolo II, che ha voluto questa giornata, ha scelto Colonia e ha preparato, per così dire, questa giornata mondiale. E poi il Papa Benedetto XVI, che questa giornata ha celebrato. Il Papa Benedetto si è identificato completamente con questo programma di evangelizzazione dei giovani proposto da Giovanni Paolo II. Venimus adorare eum Emanuel, venimus adorare eum Emanuel, venimus adorare eum Emanuel. Dopo Colonia, Sydney. Il 20% della popolazione sono cattolici, ma nonostante questo l'accoglienza è stata stupenda. E adesso siamo nel cammino verso Madrid, nel cammino pieno di grande speranza. Speed.